Un incontro con il primo cittadino di Arezzo nel Palazzo Comunale, poi alla Borsa Merci per Difendi Arezzo per parlare di sicurezza. L'onorevole Ignazio La Russa e tutto il popolo arettino di Fratelli d'Italia, con Francesco Macri in testa, si è ritrovato per parlare dei tanti eventi micro e macro di criminalità che ormai da mesi non fanno dormire sonni tranquilli alla provincia di Arezzo. L'iniziativa perché i cittadini avvertono la necessità di una maggiore attenzione al problema della sicurezza, perché senza sicurezza non si può esercitare nessuno dei diritti garantiti dalla Costituzione, perché i cittadini desiderano che i quartieri siano pattugliati da forze di polizia e militari insieme. La legge lo consente, perché ad Arezzo non ce n'è neanche una di queste pattuglie? Perché noi pensiamo che anche il tema dell'immigrazione, dell'accoglienza verso chi la merita, ma del respingimento verso chi non accetta le nostre regole, le nostre leggi, la nostra cultura, debba essere patrimonio di tutti. Ecco perché. Senta, governi sia di centrodestra che di centrosinistra hanno tolto e non dato alle forze dell'ordine, d'accordo? No, guardi, io ho fatto il ministro della difesa e so pure in un momento di grande restringimento, perché quando c'è da tirare la cinghia in famiglia la tirano tutti. Noi abbiamo sempre avuto nei confronti delle forze armate e delle forze di polizia prima di tutto il grande rispetto e l'amore. Poi uno gli dà tutto quello che può dare, ma la prima cosa che chiedono le forze di polizia è il riconoscimento del loro valore, e su questo credo che non possa mettere sullo stesso piano destra e sinistra. Grazie. La Russa risponde anche sul fenomeno delle baby gang che ormai da 2 anni e mezzo starebbero dettando legge ad Arezzo tra i giovanissimi. Lì per la baby gang la prima cosa dovrebbe essere gli sberloni dei genitori. Finché è vietato dare delle sberle sonore ai ragazzini che fanno la baby gang, non può lo Stato, questo lo riconosco, prendere un ragazzino di 12 anni, che gli fai? Non gli puoi fare niente, ed è giusto, perché per legge fino a 14 anni si è impuniti, e a volte le baby gang sono sotto i 14 anni o immediatamente sopra, con tutti i benefici di un minorenne. Le sane sberle o sculacciate dei genitori credo che culturalmente dovremmo reinserirle, che vi assicuro, mio padre diceva che le sculacciate sono meglio del pane quando servono. E la ricetta di Francesco Macri, che per primo ha portato in consiglio comunale questo fenomeno, parte dalla vicinanza delle istituzioni al tessuto sociale ed economico della città. Ma noi oggi, diciamo, proponiamo il nostro progetto sicurezza: più coordinamento, più agenti sulle strade, più attività anche con l'ausilio della vigilanza privata, perché crediamo che serva una piramide funzionale ben organizzata e ben coordinata per aumentare il presidio del territorio. Non c'è altra ricetta: utilizzare tutti i professionisti della sicurezza, soprattutto nelle ore più calde, quelle notturne, e nei giorni più caldi della settimana. Quindi proporremo un progetto ben strutturato che vede come protagonista appunto l'amministrazione comunale.